mercato di merda. Rodriguez ce l'ha fregato il Milan, era nostro. Da 3 mesi era nostro, ce l'ha fregato un Milan. Candreva, e non lo vendiamo al Chelsea per 25 milioni, invece secondo me era un affare, un affarone 25 milioni. E me, Schick, Patrick Schick, mo è nato problema, mo c'è la Roma, ed è quasi della Roma. Vi fate perdere Schick, non perdete Schick d'occhio, neanche di vista, prendetelo e portatelo a San Siro, perché quello è con Icardi, è complementare. 35 milioni e su da Roma, 35, 36 milioni e 5 milioni subito. Andomacino questo cazzo da subito. Screener e Miranda, sono pochi, sono pochi. Altro che coperta corta, vedete che coperta corta, qua manga a tendine. Adesso si parla di Mangala e Denier, a carattere Denier. Invece Mangala è un pollo, è un fracassato, è una merda di giocatore Mangala, ragazzi. Messi è dell'Inter, ce lo danno fra 6-7 anni con le vene varicose. Ma ragazzi, stiamo scherzando veramente. Ma catta Schick, non dobbiamo perderlo Schick, se perdiamo Schick è una campagna acquisti di merda. Iscriviti al canale, gente della notte, iscriviti al canale. Che cosa fai ancora senza iscriverti al canale? Adesso arriva l'inverno, che cosa devi fare? Non sai cosa fare la sera, e dopo la partita devi vedere a Dario, devi guardarmi, e poi devi giudicarmi, devi mettere il like, e clicca. Quando hai cliccato, forse Inter sempre. Mercato di merda, stiamo facendo un mercato di merda, proprio un mercato di merda, e questo è quello che dovete sapere, un mercato di merda. Ci siamo fatti soffiare tutti. Rodriguez ce l'ha fregato il Milan, era nostro, da 3 mesi era nostro, ce l'ha fregato il Milan. E c'è altro di ultimo, Emre Mor, un'altra stronzata, 5 milioni i procuratori, eccetera eccetera, a destra e a sinistra. E in rotta con il Borussia Dortmund, direzione Milan, senti quello che ti sto dicendo. Candreva non lo vendiamo al Chelsea per 25 milioni, invece secondo me era un affarone 25 milioni. Avremmo preso Keita, soffiato alla Juventus, invece no, la Juventus sta facendo la sua il suo acquisto tranquilla, indisturbata, di Keita senza problemi. E Schick, Patrick Schick, ma è nato problema, mo c'è la Roma, ed è quasi della Roma, 35 milioni e su da Roma, 35, 36 milioni e 5 milioni subito. Andomacino questo cazzo di Suning, dove andiamo se la Cina ci blocca i fondi e tutto così, i soldi ci blocca tutto cosa hacen. Dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo fare, ragazzi? Cosa dobbiamo fare? Quindi, Sabatini, ausilio, non vi fate perdere Schick, non perdete Schick d'occhio, neanche di vista, prendetelo e portatelo a San Siro, perché quello è con Icardi, è complementare, e ce ne sono pochi come lui. Prendiamolo Schick, non perdiamolo, anzi, se potete prendere anche Emre Mor, sarebbe un affarone. Poi, i due difensori che abbiamo, Skriniar e Miranda, sono pochi, altro che coperta corta, vedete che coperta corta, qua manga a tendine, vedete che coperta corta, ci servono altri due difensori minimo per sostituirli a questi qua, hai capito? Va bene che non abbiamo coppe, però arriveranno partite ogni 3 giorni, eccetera, ragazzi, e poi parleremo della stanchezza, eccetera. Un Inter che rispetto a quello dell'anno scorso ha una preparazione, soprattutto fisica, ma soprattutto ancora di più mentale. Un grande Spalletti che fa giocare i giocatori con semplicità, quindi passare la palla a chi è più libero e senza andare direttamente avanti, quindi creare una manovra, cercare di creare una manovra e una rete di passaggi. Comunque ragazzi, io vi saluto, forza Inter sempre. Con questo video cosa voglio dire? Amacatta Schick, non dobbiamo perderlo Schick, se perdiamo Schick è una campagna acquisti di merda. Adesso si parla di Mangala e Denier del Manchester City. Io preferisco Denier che Mangala, è più giovane, qualcosa può crescere veramente, a carattere Denier. Invece Mangala è un pollo, è un fracassato, è una merda di giocatore Mangala, ragazzi, è una merda, è veramente, chi lo difende non capisce un cazzo di calcio. Mangala è lo scarto del Manchester City, lo comprò, lo pagò un sacco di soldi e non è servito un cazzo, e adesso noi andiamo e lo prendiamo come sesta o settima opportunità, cioè come settima scelta, ragazzi, ma stiamo scherzando veramente? Già abbiamo parlato nel video che Messi è dell'Inter, ce lo danno fra 6-7 anni con le vene varicose. Ma ragazzi, stiamo scherzando veramente? Questa è la campagna acquisti che stiamo facendo? C'è Lino Bamp, la Longobarda, veramente, Maradona dell'Incoroneta, questi dobbiamo avere noi, una squadra di una campagna acquisti di merda,
non abbiamo ancora il sostituto naturale di Icardi. E che vuoi mettere Der, vuoi mettere quello che vuoi, non abbiamo il sostituto naturale di Icardi. Non abbiamo un attaccante complementare con Icardi che può fare nel, può mettere eventualmente in un 4-4-2 a gioco iniziato, a partita iniziata. Ci manca tanto. Speriamo veramente che a Roma esordiscono i due terzini, i due laterali che sono D'Albert e Cancelo. Cancelo, che è uno che conosco bene, grande giocatore, può giocare anche a centrocampo come alla destra, è un mostro Cancelo. Meno male abbiamo acquistato un grandissimo laterale destro, se non sbaglio uno dei migliori d'Italia, se non è il migliore. Adesso vediamo D'Albert, vediamo come funziona questo qua, deve imparare la fase difensiva. Forza Inter sempre, prepariamoci per la Roma. Ragazzi, iscriviti al canale, gente della notte, iscriviti al canale, che cosa fai ancora senza iscriverti al canale? Adesso arriva l'inverno, che cosa devi fare, non sai cosa fare la sera, e dopo la partita devi vedere a Dario, devi guardarmi, e poi devi giudicarmi, devi mettere il like, e clicca, quando hai cliccato, Forza Inter sempre, e vamos, I love you.